quando i cavalli sono agli ordini dello starter e sono partite in questo momento. Brillante all'interno da sola, Largo ha fatto partenza Lady Salsa, con da sola che assume l'iniziativa nei confronti di Lady Salsa, Scala Re, Certenotti, Madame of Desert, Julie Forever, Olcar, Ian Puga in coda, preceduta da Smart Event. Si va ad affrontare la prima piegata con da sola che tira via in avanti, seguita da Lady Salsa a un 5-6 lunghezze, Scala Re che lascia in quarta posizione Certenotti, in quinta Madame of Desert, in sesta Olcar, in settima Julie Forever, in ottava e Smart Event in coda Ian Puga. Gruppo sfilacciato quando siamo a metà della retta opposta alle tribune, con da sola che si mantiene in vantaggio, inseguita da Lady Salsa per corsie interne, filtra Madame of Desert con in scia Olcar, quindi Scala Re avvicinata da Julie Forever, con il gruppo che si ricompatta in calo Lady Salsa, da sola che si ritrova al comando con in scia adesso Madame of Desert, quindi a ridosso ci sono Olcar e Scala Re, poi più indietro Julie Forever, Ian Puga, rincorsa esterna per Smart Event che viene ben oltre il centro della pista, l'ingresso in addirittura da sola che si mantiene in vantaggio nei confronti di Madame of Desert, ci prova Olcar che sta scattando su da sola e Olcar che vanno a lottare, Olcar che adesso è passata in vantaggio nei confronti di da sola Madame of Desert, Ian Puga che finisce bene in mezzo alla pista, Olcar che scende verso lo steccato ed è in vantaggio nei confronti di Ian Puga e da sola nel finale vince Olcar davanti a Ian Puga, da sola, Smart Event, Madame of Desert. 7-4-6 l'ordine di arrivo ufficioso per quanto riguarda questa sesta e ultima corsa della giornata. Arriva a grossa quota Olcar, numero 7 dello schieramento, i colori di Loriana Chinoli, il treno di Roberto Giorgetti, Alessandro Muzzi in sella, 13,97 la quota. Questa era l'ultima corsa della giornata, appuntamento per l'ultima riunione della riunione primaverile mercoledì prossimo 13 marzo. Da Alessandro Monaci la più cordiale buona serata.